Sì, ragazzi, siamo Franco E Francesco, e oggi reagiremo a questo video. dato che non facciamo mai, dato che non abbiamo mai fatto un video con lei, no, li abbiamo fatti, però stiamo portando serie, trailer e cose del genere, però va bene. Comunque oggi che cosa facciamo? Reagiremo a questo video, 20 cose che facciamo tutti senza ammetterlo. Che purtroppo io per la mia pazienza non l'ho nemmeno guardato per poi, beh, Lo farci. scopriremo insieme. Va bene, ragazzi, adesso Buongiorno e benvenuti a andiamo tutti. avanti. Spero che stiate trascorrendo un'eccellente giornata e Ciao, che hai buongiorno, è fatto un piacere conoscerti. i compiti. Se non li hai ancora fatti, non preoccuparti, puoi farli dopo aver guardato questo video. Non lo dirò a nessuno, va bene? Oggi è sabato, li facciamo di domenica noi. Bene, ognuno di noi ha un carattere, un modo di pensare, alcune manie che ci distinguono in confronto agli altri, ma ci sono alcune cose che abbiamo già fatto tutti almeno una volta nella vita e che non ammetteremmo mai in pubblico. Che ne dici di scoprire insieme queste piccole cose? Beh, no. No, no, no. Era uno dei miei segreti, no. Secondo me saranno cose schifose, andiamo Ti avviso che a vederle. certe di queste sono molto, molto, molto disgustose, ma oggi ci siamo permessi di dirti tutto onestamente, no? Allora mettiti comodo e rilassati. Ecco 20 cose che facciamo tutti senza ammetterlo. Una cosa che senza alcun dubbio facciamo tutti è quella di guardare le nostre proprie caccole. Perché? È vero, io una volta l'ho preso una caccola e ti somigliava. Dopo esserci soffiati il naso, penso che abbiamo una certa curiosità nel vedere il loro colore e il loro aspetto. Ecco perché abbiamo l'abitudine di guardarlo. Però se mette lui questo dito in fondo arriva al cervello qua dal naso. Direi. Puoi negarlo quanto vuoi, ma hai già mangiato per forza i tuoi piccoli residui di pelle, quelli delle tue mani o quelli di altre parti del corpo. Ti è capitato E beh, se uno ha fame, è giusto che si mangi un po' di pellicina, no? di masticare un chewing gum ed esserti scordato di buttarlo nella spazzatura prima di andare a mangiare con un gruppo di amici. E quindi, per poter mangiare, hai estratto di nascosto il chewing gum dalla tua bocca, senza che se ne rendesse conto nessuno. No, questo lo facevo a scuola io. Cosa? 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 Di mettere i chewing gum sotto il banco. Proprio ero un incivile. No, era un imbecille, che è diverso. Pure. Per finire lo hai attaccato sotto una sedia sotto un tavolo. Benché possa sembrare strano, c'è anche 2017. Ah, c'è gente anche. che mangia continuando a masticare il suo chewing gum. Non credere mica che mi sia già capitato, è un amico che mi ha raccontato questo. Sì, davvero. Dall'apparizione degli smartphone, questi ci sono stati di grande aiuto in diverse situazioni. Delle situazioni che di sicuro abbiamo già vissuto tutti una volta, come ad esempio camminare per strada e far finta di essere occupati guardando il nostro telefono. Questo sempre, quando c'è qualcuno che scoccia. Oppure un episodio dei Puffi, magari, sul canale dei Puffi. Iscrivetevi al canale dei Puffi perché troverete tanti bei Puffi. Che sappiamo che in fondo non succede nulla di Scusa, una interessante. battuta sui cartoni non l'avevo ancora fatta. O fare finta di ricevere una chiamata per poter andare via da un posto. Sicuramente tutti avete anche già guardato il vostro telefono per nascondere il viso in modo da evitare di salutare qualcuno che conoscete per strada. Hai appena incontrato una persona simpaticissima. Qual è il tuo primo riflesso? Digita. Non lo so. Il tuo? Boh, Fare vediamo il suo cosa nome fa su lui. Google, ovviamente, con la speranza di trovare il suo Facebook, il suo Instagram, il suo Twitter, il suo LinkedIn. È che sono un investigatore privato, un carabiniere, un poliziotto. Che mi interessa, Io beh. non sono l'ispettore gadget o i gadgettini. Oppure delle foto su Google Immagini. Per semplice misura di precauzione, ci è già capitato, provate ad assicurarvi che questa persona appena incontrata non sia completamente strana. Se è soltanto per soddisfare la nostra curiosità, allora ok. Far finta di sbadigliare per sentire il nostro alito. Non negarlo, lo abbiamo già fatto tutti. Anche qui la tecnica è discreta. Fingere uno sbadiglio per sentire No, velocemente se hai l'alito. questo Però l'hai fatto adesso, no. ammettilo. Ah, adesso ho sbadigliato che avevo sonno. Alito cattivo. Bene, funziona di rado, ma non si sa mai, con un vento favorevole. Far finta di telefonare aspettando qualcuno. Cosa c'è di peggio di aspettare un amico per la strada o al ristorante?
Avere il culo grosso, ecco cosa c'è di peggio. Dando l'impressione di essere spiato da tutti i passanti. Sicuramente avete tutti già usato la tecnica del telefono per evitare questa situazione. Un falso SMS, un falso colpo di telefono e passate più inosservati, almeno è quello che credete. Da quando esistono i social network è È facilissimo vedere qualcosa. E basta. Possiamo scoprire cosa fa l'altro solo guardando le sue pubblicazioni. E questa cosa qui l'abbiamo fatta tutti: seguire la persona che ci piace su Facebook, Instagram e Twitter. No, questo deve essere un investigatore privato, perché sennò non si spiega. Pure su un altro social. La cosa peggiore in tutto questo è che hai probabilmente un account falso creato apposta per far questo e per non farti scoprire. E se hai per abitudine... È più falso di Peppa Pig su K2, guarda. Udine quello di farlo con il tuo account personale, spero che tu non abbia finito nel cliccare mi piace per sbaglio ad una delle sue foto, credimi sarebbe imbarazzante. Ok. Possiamo negarlo tutti, ma ci è per forza capitato di mollare una scorreggia mentre nessuno ci guardava. Non devi aver... Sì, questo miliardo di volte. vabbè, ma se uno è da solo e non dà fastidio agli altri... Vergogna, no. Una persona in buona salute può mollare 18 scorregge nella stessa giornata. Ci sono anche persone a cui piace sentire le proprie scorregge, benché sia molto molto strano. Anche se lo neghi, hai già fatto pipì una volta mentre facevi il bagno e lo hai già fatto anche di sicuro nella piscina. Ma... L'ho fatto io! Che schifo! L'ho fatto io! E mo ve ne faccio vedere una. Oh, raga! Che caldo! Ma la piscina è fredda! Oh, oh! Mi hanno scoperto tutti! Ho fatto la pipì sott'acqua! Ah! Non ti preoccupare, lo abbiamo già fatto tutti una volta, quindi non sei l'unico. Peraltro, di per sé, non c'è nulla di fastidioso a fare pipì sotto la doccia. In più, questa abitudine consentirebbe di risparmiare tante migliaia di litri d'acqua all'anno e per abitante. Questo può sembrare disgustoso per tante persone, ma... Ti posso garantire che hai già provato a togliere il cibo dai tuoi denti con la tua propria lingua o con le tue dita per mangiare... È vero. Lo dico. Perché io sono mangione, raga, voi lo dovete sapere. Io sono Owen, non potete mai togliermi il cibo. Nuovo. Mettersi le dita nel naso per tirare fuori un po' di caccole è un qualcosa che abbiamo fatto tutti durante l'infanzia. Ci sono anche delle persone che continuano a farlo essendo adulte. E se nessuno ti guardasse, è molto probabile che finiresti per mangiarle. Bleh. Benché sia disgustoso e anche se lo neghiamo, lo abbiamo già fatto tutti una volta. La caccola ha un gusto salato. Lui lo sa perché l'ha fatto. Mangiarsi le caccole, che schifo. Mettili in un panino però almeno. Che così è più buona. Oh, sulla pizza, buonissimo sulla pizza. Poi lo riscaldiamo un pochino. È molto buono sul panino. Mangialo, che se no ti devi... Così gli una pizza gourmet. Comunque io ti dico una cosa, amico. Se non mangi la caccola panino, allora ti devi iscrivere al canale. Scusa, ma di cosa parlo? Scusa. Meglio passare al post successivo. Una cosa che penso abbiamo fatto tutti e tutti i giorni, o perlomeno quando il nostro corpo lo richiede, è quella di guardare un po' i nostri propri escrementi. Ma come? No, io non ho mai guardato i miei stessi escrementi. Comunque è bella questa immagine di a casa di Loud. Bella. E non so da che episodio l'ho presa, ma bella. Nel WC, prima di tirare l'acqua. Un sudore eccessivo può causare cattivi odori in alcune parti del nostro corpo, come le ascelle ad esempio, anche se... Scusa, ma quella cosa di prima chi l'ha mai fatta? Lincoln l'ha fatta! Oh, vabbè... Lo neghi, hai sicuramente per abitudine quella di annusare ogni tanto le tue ascelle per vedere se puzzano e se è il caso bello. Spruzzarti tanto... Sì, lo faccio pure io. Ah, bello, sì. E lo faccio pure io. Che schifo! Deodorante. Va bene, benché possa sembrare un po' strano e bizzarro, tuttavia esistono delle persone che hanno il vizio di grattarsi le parti intime e poi annusare le loro dita. Di grattarsi le palle. Fino ancora qualche decina di anni fa, incuriosiva alcuni uomini sapere se le donne consultavano siti per adulti o meno. Al giorno d'oggi... No, questo non lo facciamo. Credo che ciò sia cambiato, dato che la maggior parte di loro riconosce... Scusa, io mi dissocio!
Riconoscono che sì, sono già andate su uno di questi siti e anche se lo neghiamo, siamo già andati tutti almeno una volta nella nostra vita su questo genere di sito. Può sembrare disgustoso per tante persone, ma ce ne sono, quindi tante che hanno leccato il proprio sangue dopo che si sono tagliate con un oggetto. Hai fatto? No, che schifo! Vabbè, questo che c'entra? Che schifo! So che lo facciano per provare ad evitare di perdere ulteriore sangue. Sembra incredibile, ma ci sono anche persone che pensano che bevendo il proprio sangue lo recuperano. Quando eri più giovane sicuramente ti ricordi che mangiavi la crosta secca la quale copriva la ferita che avevi. Benché possa sembrare strano e bizzarro, la maggior parte della gente ha un'attrazione particolare verso l'odore della benzina. Penso che generi Beh, c'è anche la donna che mangia la benzina. Tanta soddisfazione quanto la mania di usare oggetti nuovi. E fidati, se qualcuno fabbricasse un profumo all'odore di benzina o all'odore di nuovo, questa persona diventerebbe milionaria. Non c'è nessun dubbio, dopo aver acceso un fiammifero, hai già annusato il fumo che si liberava. Lo so che sembrerà un po' disgustoso, ma non puoi tentare di farci credere che non ti sia già capitato di aver la bocca piena di saliva e che, per un qualsiasi motivo, non hai potuto sputarla e hai dovuto mandarla giù di nuovo. Beh... È la tua. Non ne capisco il motivo, ma sembra che i fogli di carta igienica siano ogni volta più sottili. Forse ti è già successo in una fase della tua vita, quando facevi i tuoi bisogni, che la carta si sia stracciata e che per finire hai sporcato una parte delle tue dita con la tua propria materia fecale. Forse la maggior parte di voi nega di aver fatto questo e non penso che... Cioè, scusa, ti posso fare una domanda? Eh? Perché a un certo punto ha messo un'immagine di a casa di Loud? Per indicare quel determinato comportamento. Qualcuno oserà ammetterlo pubblicamente, ma esistono persone che quando sono sole e sono sicure di non essere viste da nessuno, annusano la propria biancheria intima sporca. E per quale motivo? Erano 20 cose che facciamo tutti senza ammetterlo. Quale di queste cose hai già fatto nella tua vita? Dici... Beh, qualcuna sì. Tipo? Eh? Tipo? Quando ero piccolo mettevo le dita nel naso, che è una cosa schifosa però da fare. Per esempio, guardare il telefono mentre si sta aspettando qualcuno, fare finta che qualcuno chiama per evitare delle persone. Molti ste cose le hanno fatte. Molte. Bene ragazzi. Aspetta, voglio Te lo onestamente. Aspetta, voglio mettere una cosa. Aspetta, che la voglio mettere. Scusa se ci sto mettendo un pochino, mi perdo. Allora, dov'è? Più dietro. No, più avanti. Guarda, trovala tu. Non lo so dov'è. Per la strada o al ristorante? Aspetta che ci penso io, aspettate un attimo. E con questa bellissima immagine di Lincoln che guarda il cesso. No, guarda la sua cacca proprio, per vedere di che formato è. Chissà da quell'episodio ha trovato questa immagine. Ok ragazzi, noi chiudiamo qua e ci vediamo alla prossima. Lincoln, c'ha un buon odore la cacca.